Piazza San Francesco, Arezzo, Caffè dei Costanti, un caffè in compagnia di un amico, di un compagno di viaggio che adesso la telecamera sta per svelare, David Faltoni. Benvenuto, grazie insomma di questa disponibilità e di questa nuova avventura televisiva, perché appunto questo sarà una chiacchierata insomma in compagnia di un amico. Ogni volta affronteremo un argomento diverso, ma lo faremo da diversi punti di vista. Magari affronteremo l'argomento legislativo piuttosto che quello un pochino più di colore, così di costume, insomma, quelli che sono un po' tutti gli aspetti di un argomento. Intanto stiamo sosteggiando questo caffè all'ombra di Piero della Francesca, perché all'interno della Basilica, come sappiamo, sono conservati gli affreschi della leggenda della Vera Croce, quindi molto piacevole già essere qua. Però ecco, vogliamo entrare subito nel nostro argomento, ringraziando ovviamente per l'ospitalità appunto il Caffè dei Costanti. Il primo argomento che noi vogliamo affrontare sono le unioni civili, questo grosso cambiamento che c'è stato con l'introduzione insomma di questa legge, che sicuramente porterà, almeno lo speriamo, un cambiamento non solo legislativo ma anche di costume, no? All'interno della nostra società. Davide, da che cosa vogliamo iniziare? Innanzitutto grazie Greta della presentazione, grazie a tutti voi che ci volete seguire. Il posto è incantevole dove ci incontriamo, quindi una delle piazze più belle della nostra città, luogo della movida serale, all'ombra, come hai detto, di Piero della Francesca. Quindi il primo argomento sono le unioni civili, la nuova normativa, quindi che volenti o nolenti costringerà a tutti ad avere un nuovo concetto di famiglia. E quindi penso miglior luogo di parlare di questo argomento in questa piazza dove si vive la città, credo che sia fondamentale. Allora, oggi faremo una breve carrellata, un piccolo excursus su quali sono le novità da un punto di vista normativo e giuridico. Faremo anche una valutazione sull'impatto di questa nuova normativa e poi, perché no, cercheremo di capire anche l'adattamento che la società dovrà fare a questa nuova prospettiva, quindi anche pensiamo a chi organizza le cerimonie, a chi realizza gli abiti o tutto il resto per le varie cerimonie. Allora, noi diciamo che con questa nuova appunto avventura televisiva vogliamo un po' lanciare anche un movimento di opinione, ma non perché diciamo abbiamo l'autorevolezza per farlo, siamo due persone che vivono la propria città, chi per una professione, chi per un'altra, ovviamente a piene mani, ma così, semplicemente per fare un ragionamento su come la società dovrebbe adeguarsi, e a volte purtroppo non lo fa, a quelli che sono i cambiamenti che poi sono sotto gli occhi di tutti. Questo è uno di quelli. Cioè, la normativa ha sicuramente dato un inquadramento appunto legislativo a quello che però che già stava accadendo, perché per fortuna, dico io, certo. Per fortuna. Quindi i cambiamenti veri, questo ora lo chiedo più all'avvocato che non, ecco, i cambiamenti veri che ha portato questa normativa rispetto ad esempio a quello che invece regola il matrimonio, diciamo così in maniera classica, ecco, quali sono le differenze? Allora, praticamente ora nel nostro ordinamento avremo tre istituti diversi, quindi continuerà a rimanere il matrimonio così come lo conosciamo con tutte le sue normative. E si aggiunge quindi le unioni civili, che fondamentalmente escluso alcune piccole differenze che poi magari diremo, di fatto è sostanzialmente è la stessa cosa del matrimonio, e in più avremo un nuovo istituto che sono le unioni di fatto, ma che in effetti esistevano già, e forse questa è la parte che ha creato meno scalpore da un punto di vista mediatico, però forse anche la parte più innovativa. Quindi c'è già chi queste nuove unioni di fatto le valuta come da un punto di vista, le considera quindi come esclusive, e quindi perché hanno circoscritto l'ambito di applicazione.
mentre questi sostengono che precedentemente la giurisprudenza, quindi l'intervento della magistratura, aveva reso queste forme di convivenza inclusive, cioè ci stava di tutto, mentre oggi sembra che siano state limitate. Poi vedremo che forse non è così. Allora, quello che ritengo che sia quindi fondamentale è l'impatto che questa norma avrà nella società civile, io credo che contribuirà notevolmente a far sì che cambi il concetto sociale, quindi proprio di famiglia, di matrimonio, e quindi finalmente anche nel nostro paese si cominci a ragionare in termini di famiglia che si basa sull'unione di due persone in base ai sentimenti, quindi in base ai sentimenti e quindi all'amore che c'è tra queste due persone. Poi il resto è una disciplina normativa che si occuperà del rapporto coi figli, ma soprattutto dei rapporti di natura economica. Allora, io direi di riepilogare proprio con questo primo servizio, perché poi questa legge ha avuto una connotazione proprio mediatica di un certo tipo, no? Si è parlato soltanto di una legge che finalmente tutelava le unioni omosessuali. In realtà non è così, cioè è una legge che comunque può includere davvero chiunque scelga di fare un percorso di vita assieme che non sia quello del matrimonio, no? Sì, certo. Ecco. Non è assolutamente una legge rivolta solo a chi ai soggetti di un certo orientamento sessuale, è rivolta a tutti, quindi è applicabile a tutti e evidentemente il matrimonio, anche quel matrimonio possiamo dire come sacramento, con questa normativa ha perso un po' quel carattere di esclusività, ok? Quindi è vero che avevamo il matrimonio civile, il matrimonio concordatario, ma ora avremo altre forme disciplinate quindi dalla norma di convivenza che, ripeto, possono tranquillamente essere definite nuove forme di famiglia che si basano, come le altre si dovrebbero basare, sull'amore, sul rapporto che si basa sui sentimenti, sulla spontanea adesione a questa unione dei due soggetti, non per dei vincoli esterni che esistono. Allora, riepiloghiamo proprio con questo primo contributo quello che è appunto che è stata l'introduzione, insomma, di questa nuova legge sulle unioni civili, così chi probabilmente saranno in pochi, ma insomma ancora non avrà capito quali sono i reali cambiamenti, noi glieli spieghiamo in questi pochi minuti. Nonostante il tremendo ritardo dell'Italia, prima non c'era nessun diritto riconosciuto alle coppie di fatto, adesso sì. Veronica Vasarri, giovane presidente dell'Arcigay di Arezzo, non può che essere felice per il primo passaggio alla Camera della nuova legge sulle unioni civili. Il ritardo con cui l'Italia arriva a questo traguardo di civiltà fissa la data dell'11 di maggio come storica, ma in realtà i diritti rimasti ancora non normati per le coppie omosessuali sono molti, quindi non si può parlare di equiparazione con la famiglia eterosessuale. Rimangono fuori soprattutto il diritto dei bambini, non viene riconosciuta la genitorialità nelle coppie, poi ci sono state appunto, addirittura si è parlato della fedeltà, non c'è neppure il diritto, il dovere, l'obbligo alla fedeltà. Si può tradire, cioè questo, diciamo che forse sono gli eterosessuali che adesso dovrebbero lamentarsi e chiedere questo diritto anche per sé. Comunque, battute a parte, chiaramente quello che auspichiamo è la piena uguaglianza, quindi l'accesso al matrimonio per tutti. Si chiamano unioni civili, ma per noi quando inizieremo a celebrarli saranno comunque dei matrimoni. I comuni non potranno esimersi dall'applicare la nuova legge una volta completato l'iter, ma sindaci e consiglieri comunali possono rifiutarsi di celebrare le unioni civili, come Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, che a suo tempo mise i puntini sulle i. Il mio criterio di famiglia è uno soltanto, quindi sono, diciamo, in linea con chi considera la famiglia tradizionale composta da un uomo e una donna, senza entrare nel merito di tutto quello che poi può prevedere questo decreto sulle adozioni. Non ho detto che sono contro qualcosa, io sono per la famiglia tradizionale. Più diplomatico Alessandro Ghinelli, ma non lo vedremo mai con la fascia tricolore di fronte ad una coppia omosessuale. Io non celebro matrimoni,
Non li celebro per un motivo mio del tutto personale, perché sono divorziato e quindi non ritengo di avere le caratteristiche per poter celebrare un matrimonio ordinario. L'ho fatto soltanto in poche occasioni perché degli amici personali mi hanno chiesto di essere sposati da me. Mi conterrò esattamente nello stesso modo nel caso degli unioni civili. È il radicale Angelo Rossi, consigliere comunale della maggioranza di centrodestra, ad offrirsi invece come braccio armato di una legge che allinea l'Italia agli altri paesi europei. Il servizio deve essere comunque garantito per legge, quindi se il sindaco non lo vuol fare, se un consigliere non lo vuol fare, ci deve essere qualcuno che lo fa. Io comunque mi metto già da adesso a disposizione per unire civilmente tutte le coppie omosessuali che ne faranno richiesta, anzi sarò molto onorato di svolgere questo compito, anche fossi l'unico a farlo, lo farò io, non c'è problema. Allora, l'unione civile, ripeto, si fa prima a spiegare che cos'è l'unione civile evidenziando quei pochi elementi di differenza. Intanto non è prevista la pubblicazione del matrimonio. Cioè non si deve andare in comune e fare la famosa pubblicazione. Non si deve fare la pubblicazione. Ora, anche analizzando questo elemento, che direi che oramai è un elemento molto anacronistico, oggi con una società dei media, dei social, eccetera, non c'è più bisogno delle pubblicazioni per far sapere che due soggetti hanno deciso di unirsi. E quindi l'altro elemento, quindi si celebra questa unione davanti all'ufficiale di Stato civile, viene trascritta davanti all'ufficiale di Stato civile, è previsto ugualmente l'obbligo della reciproca assistenza, è previsto l'applicazione di tutta la normativa successoria anche in materia di reversibilità della pensione. L'unico elemento viene esclusa, non viene considerato coniuge ai fini dell'adozione, ai fini della famosa step child adoption, e quindi quella normativa che riguarda la possibilità di adozione dei figli. Poi, senti Davide, poi non bisogna essere fedeli? No, perché detta così, grazie a Marco Grotti che appunto ci ospita e ci delizia grazie, con i suoi Marco. Caffè, grazie dell'ospitalità. E dicevamo che, detta così sembra un po' brutale, ma in realtà non è previsto l'obbligo di fedeltà, che invece è previsto nel contratto, perché così lo dobbiamo chiamare, di matrimonio. Cioè, se io tradisco... Beh, intanto ti devo correggere, perché se no i ben pensanti si offendono. Il matrimonio non è un contratto. E quando si studia... Poi ho firmato. Lo so, ma quando si studia per giurisprudenza proprio la parte del matrimonio, ci si sente ripetere continuamente che non è un contratto e i vari giuristi si arrampicano un po' negli specchi per cercare di far capire che cosa è. Allora, perché si sostiene che non è un contratto? Si sostiene perché non è un contratto perché i contratti nascono per disciplinare i rapporti economici, ma soprattutto i rapporti di natura sinallagmatica, ovvero lo scambio. Quindi si vuol sostenere che il matrimonio non è uno scambio, ma non ha natura economica, e quindi non si può definire come un contratto. Però purtroppo direi che leggendo la normativa gli elementi del contratto ci sono tutti. Quindi veniamo alla mancanza dell'obbligo di fedeltà. Allora, anche questo direi che è stato proprio per i sostenitori di questa legge visto un po' come una offesa, una mancanza di rispetto. Io credo che l'obbligo, cioè la fedeltà sia di nuovo spontanea, quindi soggetto che si reputa di doversi impegnare a questo obbligo, oppure non vorrei nemmeno definirlo un obbligo della fedeltà. Credo che la fedeltà sia tale quando è spontanea. Esatto, non è neanche una scelta, voglio dire, certo, secondo me. Ma e soprattutto direi che questi più di 70 anni di norme sul matrimonio con questo obbligo di fedeltà non credo che abbiano scoraggiato nessuno dal tradire, dal non essere fedele. Quindi anche qui
il motivo di questa, della presenza di questa, di questo obbligo nel matrimonio viene, e la mancanza nelle unioni civili viene, viene analizzata e criticata sul punto, dice vabbè, allora nell'unione civile non si potrà chiedere l'addebito, ok? Ma di nuovo ritorniamo alla realtà dei fatti, l'addebito per cosa si chiede? Certo, si può chiedere anche per vedersi assegnati in via esclusiva l'affido dei figli, ma la vedo dura che si possa pensare di avere l'affido esclusiva per un tradimento, non credo che nessun giudice lo farebbe e non viene fatto. Eventualmente questa questione viene utilizzata sempre di nuovo per questioni di carattere economico, quindi sintetizzandola molto, hai preso un impegno con un contratto, non l'hai mantenuto, paghi le sanzioni per l'inadempimento contrattuale. Quindi direi che non averle inserite in una legge come l'unione civile è da apprezzare, un elemento molto positivo, perché io ribadisco, e qui vengo anche all'altra parte, quindi le cosiddette unioni di fatto in cui è previsto questo contratto, e lì è previsto, e quindi chi lo critica dice ma ora è diventato un rapporto esclusivo e non più inclusivo, ma per quello che abbiamo detto, non ce lo nascondiamo, i rapporti familiari sono anche rapporti di natura economica, ok? E oggi sempre di più. Allora è forse bello e opportuno regolare i rapporti economici con un contratto, che non c'è nulla di male, quindi sappiamo anche se il rapporto prosegue e va come abbiamo previsto, non ci sono problemi. Se si deve interrompere, avremo già previsto come interromperlo e come dividere anche il patrimonio. Quindi io credo che questa normativa, tutto possiamo dire, ma sarà un elemento di rottura con il passato. Ora non vorrei usare una parola brutta, ma diciamo che i bigotti in questo paese finalmente dovranno cominciare a fare conto con la realtà. È un paese come il nostro, ormai fa parte dell'Europa, fa parte della società avanzata, quindi chiamiamo le cose con il proprio nome e abbiamo anche coraggio di esporci e di dirlo, e smettiamola con le finzioni, e credo anche questo, da tutti i lati, queste unioni civili, anche per persone diciamo dello stesso sesso, poi di fatto porteranno, è vero, da un lato a doverlo pubblicizzare, perché l'unione viene pubblicizzata nel registro dello Stato civile, quindi diventa una cosa pubblica, ma credo che sia una cosa estremamente positiva, perché altrimenti non si capisce il motivo di tante lotte, tante battaglie. Infatti, allora, quando io all'inizio della nostra chiacchierata dicevo che questo dovrebbe diventare un po' anche uno stimolo a quella che è proprio l'opinione pubblica, intendevo proprio questo, cioè non ha davvero senso nel 2016 non volersi esporre, se non per mantenere la propria privacy, che è assolutamente legittima. Ma dice, non mi voglio esporre perché mi posso, come dire, mettere a confronto poi anche con offese. Beh, insomma, prendiamo comunque atto che le offese non ci sono soltanto per gli omosessuali, perché poi se si fa un ragionamento di categoria, allora io posso offendere quelli che hanno i capelli bianchi, quelli che hanno i capelli rossi. Quindi ecco, davvero diventa insomma, una cosa che comunque non ha senso. Quindi ci piace parlare di questi argomenti, ci piacerebbe che la nostra società cambiasse non solo nelle sue norme, ma cambiasse anche nei suoi costumi, insomma, nei suoi aspetti. Quindi, ad esempio, vorrei chiedermi se io dovessi osservare un matrimonio tra persone dello stesso sesso, la parte, diciamo così, più leggera, ecco, di questa unione com'è? Cioè, come si vestirebbero? Perché
Innanzitutto credo che si vestiranno come si vestirebbero due persone dello stesso, cioè, esattamente come vogliono. Ecco, vorrei davvero sfatare proprio questa cosa di relegare in una categoria di persone piuttosto che in un'altra, perché ho sentito dire: ma sai, anche se io non sono d'accordo, comunque li devo rispettare. Ma non c'è da essere d'accordo con nulla, perché ognuno nel proprio letto, nella propria casa, fa quello che crede, quello che vuole. Quindi questo tipo di commenti vorrei non sentirli più, diciamolo come sta. E quindi proviamo con la nostra chiacchierata, oggi su questo argomento, domani su un altro, a vedere se lo stimolo funziona. Certo, direi che la felicità che esprime l'unione di due persone, che nella nostra società è uno dei momenti di maggior anche sfarzo, di maggior coinvolgimento, no? Quindi tra amici, parenti, matrimoni, quindi sono dei momenti di coinvolgimento, di inclusione sociale, quindi credo che sia legittimo chiedersi queste nuove forme di famiglia come vorranno procedere nel pubblicizzare, no? Anche proprio nel condividere questa loro felicità. E quindi sicuramente da un lato ci auguriamo che quindi presto possiamo assistere a cerimonie in cui si esprime la felicità indipendentemente dai soggetti, ok? E quindi non ci dobbiamo più preoccupare di manifestarlo, né tantomeno nessuno deve guardare con curiosità, perché questo, la curiosità, credo, per esempio, sicuramente le prime coppie dello stesso sesso che utilizzeranno questo nuovo istituto finiranno nei media, ma credo che sia normale, credo che sia, non ci sia da aver nulla da aver paura, perché se vogliamo cambiarla la società bisogna anche chi, ripeto, ha da esprimere questo momento di gioia, di così forte, così impegnativo, lo faccia tranquillamente. Allora, ci sono alcuni artigiani aretini che invece hanno fatto un percorso proprio quasi al contrario, cioè stanno studiando, diciamo, dei prodotti da proporre, insomma, nel mercato, che non siano, diciamo, proprio una connotazione con il matrimonio vecchio stile, che magari uno può non incontrare il proprio favore anche tra due persone dello stesso sesso. Cioè, se io scelgo comunque di unirmi con il mio compagno, con la mia compagna, in una unione civile, magari non voglio la fede, che comunque mi richiama al matrimonio religioso. E quindi ora andiamo nella parte un pochino più leggera, vediamo quali possono essere le proposte, appunto, che potrebbero, insomma, da ora in poi connotare le nuove unioni civili, no? Certo. Quindi ci vediamo queste proposte e poi ne parliamo. Simboleggia una promessa d'amore tra due persone che si vogliono bene. Antonio Palladino, artigiano orafo, napoletano di origine aretino di adozione, è già famoso per i suoi animali diventati gioiello. Adesso l'idea che stravolge il mondo delle fedi nuziali, andando incontro ad una sempre maggiore voglia di diversificare una promessa d'amore e il suo simbolo. L'idea della fede col sì mi è venuto quando in un negozio un ragazzo ha comprato la fede, si è fatto fare le fedi, con un rubino sopra. Ecco l'idea che incarna la voglia di dire sì in ogni forma e luogo. Un sì è per sempre, che lo si pronunci di fronte ad un parroco, ad un sindaco o a colui che la coppia sceglierà, in virtù di una legge che, oggi più che mai, porta il nostro paese ad essere più civile. Perché dal simbolo sì è quella che si dovrebbe dire con due persone che si amano. La fede declina il sì in tutte le lingue del mondo, unico diktat da parte del suo ideatore, i materiali con cui è stata concepita. In oro. In oro bianco, giallo e brillante. Ecco, allora vediamo che, insomma, la società si sta ma neanche adeguando, perché non c'è nulla a cui adeguarsi. La società è pronta, no? E quindi dobbiamo davvero essere pronti noi, forse, a raccontare ai nostri figli, ai cittadini del futuro, quello che sta accadendo. C'è da dire una cosa, Davide: alcuni sindaci, però, quando è uscita la normativa, anzi qualcuno molto prima, aveva non neanche preso le distanze, ha detto proprio: io non farò mai unioni civili tra persone dello stesso sesso. Allora, rispettabile, però? No, io secondo me non è molto rispettabile,
Non è rispettabile perché non si sta parlando di scelte, vorrei insomma che fosse chiaro, non si sta parlando di scelte, l'orientamento sessuale di una persona è scritto nel suo DNA, voglio dire oggi ne abbiamo la convinzione, la prova scientifica tutti, quindi nessuno sceglie il suo orientamento sessuale, quindi un sindaco, una persona che rappresenta una collettività, che rappresenta delle istituzioni, deve saper rappresentare tutti, quindi sicuramente tutti questi sindaci che hanno preso le distanze si devono rendere conto che hanno preso le distanze da una parte consistente della loro popolazione, questo è incomprensibile, quindi qui non si sta parlando dell'obiezione di coscienza, ad esempio dell'aborto, che condivisibile, non condivisibile, ma che ha degli elementi di scelta. Chiaro, qui si chiaro. Sta parlando di persone che hanno un certo orientamento, che devono trovare lo stesso spazio che trovano tutti gli altri. Quindi io direi un auspicio dobbiamo farci a proprio alle istituzioni, ai vari assessori dei vari enti addetti all'istruzione, ma più che altro alle famiglie. Quindi d'ora in poi è fondamentale che arrivi il messaggio, fin dalla tenera età, che la famiglia è quella che si basa sull'amore tra due persone, che può essere disciplinata dal matrimonio, che ha certe regole, dall'unione civile, che ha certe altre regole, o dalla convivenza di fatto. E questo messaggio deve essere forte perché fin dalla tenera età è chiaro ad ognuno il proprio orientamento sessuale e quindi deve poter crescere con la consapevolezza che il suo orientamento sessuale potrà avere un percorso identico a tutti gli altri orientamenti sessuali, potrà realizzarsi se vorrà in una famiglia con i propri affetti, con il proprio benessere. Quindi mi rivolgo proprio ai genitori che si rendano conto che il bene primario per loro, che sono i figli, vanno tutelati, gli va insegnato a crescere, vanno messi in condizione di crescere nel migliore dei modi possibili. Allora, insomma, come primo argomento ce ne eravamo dato uno abbastanza tosto, perché insomma poi sembra davvero di parlare appunto di una cosa che non c'è, no? Però in realtà è una cosa che invece cambia molto, come ricordava appunto David, la vita di una persona, perché insomma essere discriminati per l'orientamento sessuale credo che sia una roba veramente da medioevo, e noi siamo nel 2016 e lì vogliamo stare. Grazie allora di questa prima chiacchierata, grazie ovviamente a te. L'appuntamento alla prossima settimana, sempre dal Caffè dei Costanti, sempre da Piazza San Francesco, sempre nella nostra bellissima Arezzo, che noi speriamo sia proiettata insomma nel futuro sempre di più. Grazie a tutti per la pazienza che avete avuto e alla prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci.